Ah, ci siamo tutti? Sì, quando non so se lavoreremo tutti insieme dall'inizio alla fine, per che cosa? Per la costruzione di uno spettacolo. Un documentario sul circo. La cosa importante che dovete sapere è che se decidete di partecipare a questo progetto sarete Jefferson. Sarete filmati sempre, ci sarà sempre una telecamera che vi filmerà. Ok, nome? Francesco Marzagora. Età? Ho 9 anni. Perché sei interessato al progetto Circonauti? Perché mi sembrava interessante per diversi motivi, tipo che a me piace molto la giocoglieria al circo. Mi chiamo Rebecca e ho 9 anni e vado in quarta. Dove vivi? Ad Arolo. Allora, mi chiamo Matteo Tacchi, ho 7 anni, vado in classe seconda e quando ho tempo libero mi piace nuotare. Lo sport preferito è calcio. Nel tempo libero guardo la televisione e faccio altre cose. Raccontaci un po', Rolo, cosa c'è di bello? Il lago, poi c'è il bosco, le pecore. Allora, il lavoro sarà diviso in due momenti. Un momento di preparazione in aula con Sofia, dove farete dei lavori, dove non ci sarà tanto movimento, ma dovrete un pochettino pensare. Un lavoro invece più fisico che farete con me al giovedì pomeriggio in palestra, dove faremo circo. Vai, Prenditi il tuo tempo, la paura vera vogliamo vedere. Ah, cacchio! Mizzera, sai che mi hai colpito? La cosa più importante è che il lavoro di tutto il gruppo, non è un lavoro di una persona singola, ok? Quindi è tutto il gruppo che insieme lavora e che alla fine di tutto il percorso, a giugno, arriverà a portare uno spettacolo qui nella palestra. Quando vuoi tu? Sorriso! Questa è vabbè, la felicità bella! Da tutto questo verrà fuori un filmato che poi sicuramente voi vedrete e chissà che fine farà quel filmato. Forse, se verrà bene, si potrà fare qualche altra cosa. Ciao, oggi non è venuto qua a prendersi le scarpe. Detto questo, si lavorerà in quattro fasi, quindi ci saranno quattro momenti, più un momento per riprendere insieme tutte le lezioni e arrivare allo spettacolo finale. Siccome però tutti gli attori devono sapere entrare negli stati d'animo, è vero? Cioè gli attori che tu vedi al cinema devono saper fare la faccia della tristezza, devono saper essere felici e tutte queste cose devono saperlo dimostrare. Allora noi ci alleneremo a fare queste cose. Fai la faccia della tristezza? Mi viene quasi da piangere. Sì, sì, molto... Gente. Sì, sì. Per fare questo progetto non è necessario essere dei bravi acrobati già. Va bene che lo facciano tutti. La cosa più importante di tutte è che si riesca a stare insieme bene. È chiaro? Te la senti di fare questo progetto? Allora, mettiti davanti alla telecamera che vediamo un po'. Ti facciamo due domandine, giusto così, per vedere se puoi essere pronto. 2, 3. Direi perfetto. Secondo me ci siamo. Ma io ti dico, tu sei stato preso in questo progetto. Thank you.
le palline che avete fatto le appoggiamo lì sulla panchetta, così non le perdete. Dai, la bambina là. Dai, Giorgio! Dopo lo inizi. Non ce la faccio più. Oggi è veramente stato terribile. Ma questo non andrà nel documentario, spero. Davvero oggi ci sono due momenti in particolare in cui ho detto adesso mi alzo. Anche perché oggi non erano così fuori prima, non so perché. Ma cosa servivano le palline? Per fare le prove anche della giocoleria, ma non abbiamo fatto. Cosa ti piace di più dei circonauti? Mi piace di più fare le capriole. Cioè... E sul lavoro con le emozioni, che cosa che ti è piaciuto di più? Quello che mi è piaciuto di più è la paura. Lo stupore. Allora, faccio un po' vedere. Wow! Ma come sta andando questo circonauti? Un po' male. Perché male? Alcune volte mi comporto bene, ma alcune volte no. Tipo l'ultima volta. C'è qualche momento in cui ti senti peggio? Quando tutti si mettono a urlare quando parla il maestro. Sta andando male quando Dan parla. Ci sono alcuni bambini che se ne vanno in giro così. E sta andando bene perché alcune volte riusciamo a fare dei lavori che ci vengono bene, tipo la piramide. Allora, ognuno si mette per terra e ognuno mette un ginocchio sopra e gli altri tre si mettono sopra di loro. E poi sopra di quello gattone ce ne sta un altro come quello davanti e dopo sopra quello là ce n'è un altro uguale. Ma come finirà questa storia dei circonauti? Farete uno spettacolo? Sì. Come sarà? Allora, metteremo un po' di tutte le cose che abbiamo fatto fino adesso e poi ci sarà una presentatrice che ci presenterà e inizieremo a fare lo spettacolo. Secondo. Salve. Salve.
avanti qua, c'è il secondo. Adesso vado in bagno. Siete pronti? Sì! Tutti per uno! Una per tutti! Allora, via le cazzo di spalle! Quando mio papà mi obbliga a mangiare questo quando io non lo voglio.